Sant'Alfonso Maria de Liguori, amare Dio e praticare la virtù. La fantasia di Dio per chiamare i suoi figli è infinita e, nel caso di Alfonso, lo strumento del Signore fu una delusione professionale. Alfonso Maria de Liguori, nato a Marianella, Napoli, nel 1696, in una nobile famiglia, è infatti talmente intelligente che a soli 12 anni si iscrive all'università e appena 4 anni dopo diventa avvocato. La sua carriera è sfolgorante, ma un giorno rimane profondamente deluso quando, dopo aver difeso in buona fede un cliente, prove inaspettate rivelano la sua colpevolezza. È allora che Alfonso decide di abbandonare la sua brillante carriera e a 30 anni diventa sacerdote. È un predicatore ascoltato da tutti, ma il suo sguardo è rivolto agli analfabeti, ai pastori e ai contadini. Per migliorare la loro condizione, fonda la Congregazione dei Redentoristi. Essi svolgono il loro apostolato tra gli ultimi di Napoli. Viene poi nominato vescovo di Sant'Agata dei Goti, Benevento, dove durante una carestia vende la sua carrozza per comprare cibo agli affamati. Muore a Nocera dei Pagani, Salerno, nel 1787. Le sue parole fanno riflettere: oh, quanti uomini vivono gonfi di se stessi per sapere di matematica, di belle lettere, di lingue straniere. Ma a che servirà la scienza di queste cose a molti che sanno tante cose belle e poi non sanno amare Dio e praticare la virtù? La lode di Dio.